Parchi Letterari e Parco del Casentino. Ora si comincia a fare sul serio. Sì, oggi inauguriamo il primo percorso dedicato a una novella di Emma Perodi. Il Parco Letterario Emma Perodi naturalmente non sarà limitato soltanto alle opere della Perodi, appunto, ma all'interno del Parco Nazionale sono passati altri poeti e scrittori, Dante, D'Annunzio, Dino Campana. Quindi noi vorremmo nel tempo creare dei percorsi letterari dove è possibile narrare nei luoghi dove queste storie e questi racconti sono stati scritti. Quindi si venderanno pacchetti sia del parco naturalmente come escursioni eccetera, come anche naturalmente quelli del Parco Letterario. Sì, sotto questo punto di vista il Parco Nazionale e il Parco Letterario sono una cosa unica, perché c'è un'immersione in natura dove si parla di letteratura, quindi è un connubio perfetto. Oltretutto Emma Perodi ha un'opera dedicata ai bambini, e io credo che anche la natura deve essere rivolta ai bambini per creare le nuove generazioni con un'attenzione maggiore di quella che abbiamo avuto in passato a quella che è la nostra casa, la terra. E la terra risponde, perché anche in caso di Covid il Casentino ha risposto con numeri importanti. Sì, naturalmente il distanziamento sociale è più facile dove le popolazioni, insomma, sono in numero minore. Gli abitanti del Casentino sono davvero pochi rispetto ad altre vallate o ad altri luoghi, però devo dire che naturalmente si è anche messa in moto una macchina istituzionale che ha funzionato, e speriamo che continui a funzionare. Castello di Porciano, e la signora Marta ritorna ad offrire uno spettacolo sempre bello in un incontro importante come quello dei cammini letterari. Qui naturalmente Emma Perodi, che è stata, diciamo così, la protagonista di questi cammini letterari per il nostro Casentino, ha naturalmente preso spunto proprio anche dal Castello di Porciano. E quindi in questo caso guardiamo questo castello, lei che ci vive, lei che naturalmente ha ridato vita anche a Porciano. Questo castello da Dante in poi, però in realtà che cos'è? Il castello ha avuto una storia molto lunga, non sempre bella, ma all'inizio è stato un posto di grande vita, di grande importanza. È stato costruito, come lo si vede ora, nel 1200, ma qua esisteva già un castello di Porciano, sicuramente di un'altra forma e di un altro molto più semplice. Poi nel 1200 fu costruito questa enorme torre che viene definita una torre palazziale, questo dai Conti Guidi, e all'inizio del 300 Dante è stato ospite in questo castello e da qui ha scritto una parte delle sue varie cose, anche non necessariamente legate direttamente alla Divina Commedia, e quindi c'è questo aspetto estremamente importante su Dante. Riguardo poi come è arrivato alla mia famiglia, allora la mia mamma, che si chiamava Flaminia Goretti de Flamini, era figlia del proprietario di Romena, nel castello di Romena, e erano proprietari anche di questa torre, che però era in una condizione di rudere. Resistevano soltanto le mura perimetrali, che si stavano spaccando, e se non fosse stato per i miei genitori Flaminia e mio padre George, che era un americano che era venuto qua con la Seconda Guerra Mondiale, se non fosse stato per il loro intervento con un parziale aiuto della soprintendenza, questo posto probabilmente non ci sarebbe più nel paesaggio casentinese, si sarebbe spaccato e avrebbe assunto quella triste forma da dente cariato che si vede a volte in cima alle colline quando ci sono questi ex torri di guardia che nessuno ha più curato. Presidente dei Parchi Letterari Italiani, una soddisfazione vedere questo parco del Casentino. Noi ci siamo visti un anno fa circa, sì, proprio così, quando abbiamo dato il via con un bellissimo video, ma adesso naturalmente c'è un percorso diverso, con delle installazioni, con dei percorsi dove veramente si comincia a percorrervi. È verissimo, ed è da parte mia una soddisfazione unica, anche perché sono io che sono felice di legare a nome dei Parchi Letterari un territorio unico come il Casentino. Da qua, da questo castello, vediamo tutta la vallata,
vediamo le novelle, e come diceva anche prima il presidente del Parco Nazionale, non solo le novelle della nonna, ma scopriamo una parte fondamentale della letteratura e della storia italiana. E i percorsi sono fondamentali, perché sono fondamentali non solo per il visitatore che scopre il paesaggio, ma scopre l'identità di un territorio, la storia, la produzione, veramente tutto ciò che il territorio, tutto ciò che il territorio esprime, ma lo vive con la popolazione, che a sua volta si appropria di una realtà. Il parco letterario appunto funziona solamente se la popolazione lo fa suo. La cosa bellissima è che i 5 comuni del Casentino riuniti, anzi i più comuni del Casentino che vengono riuniti sotto l'egida del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, grazie al Centro Creativo Casentino, sono non solo in questo momento una partenza, ma anche un esempio per tutta l'altra, la rete dei parchi letterari, che ormai siamo in... conta 26 parchi e una quarantina di territori, quindi grazie a voi, insomma, grazie. Un percorso letterario riconoscibile, con una bella installazione che guarda la vallata del Casentino quassù da Porciano, un'opera del maestro Roberto Magni. A Porciano in Casentino, tra una fonte e uno spino, si trova una campana d'oro fino che vale quanto tutto il Casentino. L'hai imparata ora o la sapevi da piccino, tanto per rimanere in rima? Allora, io sapevo di queste novelle, però poi nello specifico ci sono entrato per fare questi pezzi, e non me li scorderò, perché insomma non è stato un parto molto semplice. Allora, oltre alla scritta, praticamente le raffigurazioni? Allora, le raffigurazioni, questo è il logo della Emma Perodi, logo del parco, diciamo che è stata usata una tecnica moderna, perché le scritte sono state fatte al laser, però dandogli una connotazione un po' che si rifà una lavorazione antica, che la ritroviamo particolarmente sulla panchina, che è stata assemblata con pezzi di forgiatura, con chiodature a caldo e tutto il resto. Insomma. E invece il leggio che riproduce? Il leggio praticamente riproduce sempre il logo di Emma Perodi, e poi c'è la descrizione, insomma, del... La campana d'oro fino è la novella della nonna scelta per questo primo cammino del parco letterario. A Porciano la giornalista e scrittrice Emma Perodi ambientò le novelle di Messer Gentile il cavallo Balzano, La campana d'oro fino, Il talismano del conte Gerardo, Lo sposo d'Oretta. A raccontare le novelle della nonna, un ineguagliabile Lenny Graziani, accompagnato da Marna Fumarola, eclettica musicista ed interprete. L'ultima volta vi parlai di Porciano e di quel tal Banfio giullare che aveva portato il famoso cavallo Balzano, che predisse la fortuna di Gentile e vi cooperò con tanta efficacia. Come sapete, il cavallo morì sulla soglia del castello di Romena, e vi sarete figurati, senza che io ve lo abbia detto, che il padron suo gli serbò gratitudine e gli fece dare onorata sepoltura. Quello che non vi potete figurare fu ciò che avvenne di Banfio. Il giullare dunque, vedendosi privato del suo cavallo, chiese un compenso al conte di Porciano, il quale gli diede una borsa piena d'oro, ingiungendogli di partire al più presto. Ma Banfio, che stava bene nel palazzo dell'ospitale signore, si indugiò alcuni giorni. E siccome era spesso invitato a bere, ora dai soldati, ora dai terrazzani, seppe che si diceva esservi in quel castello un gran tesoro. E imparò anche la leggenda in versi che su quello correva. La leggenda dunque diceva: a Porciano, in Casentino, tra una fonte ed uno spino, si trova una campana d'oro fino che vale quanto tutto il Casentino.
sempre bene a sapersi, diceva Banfio. Ora partirò, ma potrei anche tornare a cercare questo gran tesoro. E partì infatti, dopo essersi comprato un altro cavallo e averlo bardato con brandelli di panno rosso, penne e sonaglie, per modo che si vedesse e si udisse da lontano. L'ideale vagheggiato da lungo tempo da Banfio era di andarsene alla corte del duca d'Urbino, che aveva fama del più liberale signore d'Italia. Quel tempo il duca risiedeva a Gubbio e fu verso quella città che si diresse il buffone. Come fosse ricevuto non so, ma devo ritenere che le cose non gli andassero tanto bene, perché 5 anni dopo, quando già il conte Gentile aveva ereditato il feudo del nonno, Banfio ricomparve in Casentino non più a cavallo ma a piedi e in pessimo arnese, proprio come un gallo cui siano state levate le penne maestre. Anche d'umore non era più quello, ed era tanto invecchiato che pareva su di lui fossero passati 15 anni invece di 5. Egli si recò a Porciano e, saputo che la profezia del suo Balzano s'era avverata, si sentì tutto consolare fidando nella gratitudine del giovane signore. Infatti Gentile lo ricevé con molta cortesia appena fu giunto e gli disse di trattenersi quanto voleva presso di lui e di non crucciarsi di nulla. Questa assicurazione rese un poca dell'antica giovialità al povero Banfio, il quale, per tenere allegra la contessa Clemenza, tirò fuori dalla mente le vecchie barzellette e riuscì a far ridere tutta la sera la brigata. Ma lo scopo di Banfio non era quello di buscarsi gratis l'alloggio e il vitto in cambio di un paio di frizzi detti con garbo. Egli s'era ficcato in mente di trovare il tesoro e di diventar ricco come il soldano d'Egitto, che era reputato l'uomo più danaroso del mondo. Così, dopo la prima sera passata a divertire il conte Gentile e la nobile consorte di lui, Banfio pensò che era tempo di lavorare sul serio. Questo lavoro, secondo lui, consisteva nell'interrogare i vecchi per raccogliere dalla loro bocca tutte le notizie che potevano dargli sulla campana d'oro fino e sul luogo dove si diceva che fosse. Andò dunque a trovare un vecchio romito che si diceva avesse più di 100 anni. E viveva fra mezzo ai boschi dalla parte di Monte Mignaio. Alcuni tenevano quel vecchio in conto di stregone e assicuravano che in casa sua si dava un convegno la notte del sabato. Le streghe! Mi sapresti dire, gli domandò Banfio,
dove siano quella tal fonte, quel tale spino, fra i quali si trova la campana d'oro fino? Se lo sapessi, a quest'ora la campana non ci sarebbe più, ed io non mi sfamerei a castagne, rispose il vecchio accennando il paiuolo che bolliva sul focolare. Non è una ragione, replicò Banfio. Forse per trovare la campana bisognerà faticare, e tu non hai forza, mentre io ne ho ancora. Se tu mi indichi la fonte e lo spino, ti prometto di dividere con te il tesoro, ribatté il giullare. Non posso indicarti nulla perché non lo so, ma lo domanderò alle mie sorelle che sono più vecchie di me e forse loro lo sapranno. Banfio sgranò tanto d'occhi nel sentire che il Romito aveva delle sorelle maggiori a lui e pensò che se erano anche più brutte del vecchio dovevano essere versiere in carne e in ossa. Ma per non offenderlo prese un tono mellifluo e gli domandò: e se le interrogassi io, quelle tue venerande sorelle? Io ho una certa maniera per far ciarlare le donne, proprio tutta mia. Prova, rispose il vecchio. Tanto più che Oliva, che è la maggiore, si lascia facilmente intenerire dalle paroline dolci. Se gliele dico io non le fanno effetto. Tant'è vero che m'ha fatto arrivare a quest'età senza volermi rivelare dove si trova la campana d'oro fino. Ma se gliele dici tu, a voce bassa, nell'orecchio, è capace che ti faccia ricco come un creso. Banfio gongolava e già gli pareva di avere davanti agli occhi il misterioso tesoro di cui tutti parlavano senza averlo visto. Quando il Romito gli disse a bruciapelo: conosco bene Oliva, se vuoi renderla dolce come il miele le devi fare una promessa. Quale? Quella di sposarla, replicò il vecchio. Ma non dici che è più vecchia di te? Sì! È grinzosa? Sì! È canuta? E io me la dovrei sposare con tutti quegli anni e quei malanni addosso. Faresti un affare d'oro, te lo dico io. Banfio, pensaci bene e ritorna sabato a mezzanotte. Oliva sarà qui di certo e allora combineremo. Banfio andò via un po' scoraggiato. L'idea di sposare la strega Oliva, più vecchia del Romito, non gli sorrideva punto. Però Banfio era uno di quegli uomini che non possono stare lungamente abbattuti e fece presto a consolarsi dicendo: non sarà mica noto solo alla strega il nascondiglio della campana di oro fino. Ci sono tanti vecchi in questo paese. E ripreso coraggio andò a trovare una donnina tutta curva che camminava a malapena su due bastoni, ma che era tutta pepe. Il posto te lo indico subito, rispose la vecchia. La fonte che tu cerchi è a 7000 passi dal noce, che cresce sotto la torre a tramontana del castello di Porciano. Ti avverto però che non c'è strada e bisogna camminare sempre a diritto. Ma quando ti ho detto il luogo non ti ho detto nulla, perché soltanto Oliva, la sorella del Romito, possiede la sega per segare il macigno nel quale è rinchiusa la campana d'oro fino.
Banfio stette a sentire quello che gli diceva la vecchia, ma siccome di Oliva non ne voleva sapere affatto, si consolò pensando che dal momento che sapeva il luogo a spaccare il macigno ci sarebbe riuscito senza l'aiuto di Oliva. Senza più indugiare, Banfio cercò il noce. Fattosi dare un gomitolo per non deviare né a destra né a sinistra, incominciò a sdipanarlo camminando e contando. Ma siccome egli non aveva molta memoria, ogni tanto saltava a piè pari qualche decina, oppure contava doppia qualche centinaia. Così rifaceva il gomitolo e ricominciava da capo. Pare impossibile, ma gli ci vollero 8 giorni prima di aver contato 7000 passi. E quando li ebbe contati si trovò in un punto dove non c'era né fonte, né spino, né macigno. Ma... bel praticello tutto fiorito. Quella vecchia era rimbambita e chissà quante sciocchezze mi ha dette, esclamò Banfio. Andiamo a interrogare qualche persona che abbia il cervello più al posto. Ma i giorni passavano per il buffone in gite, in palpiti, in ansietà, e quando era notte e sperava di dormir placidamente, ecco che in sogno si vedeva apparire Oliva, la quale gli sorrideva con la bocca sdentata e con una voce che pareva il rumore che fanno i tarli nel legno, gli diceva: Banfio mio, se tu mi sposassi, io ti farei l'uomo più ricco della terra. Rammentati quello che dice la leggenda, che la campana d'oro vale quanto tutto il Casentino. Saresti più ricco dei guidi di Poppi, dei catani di Chiusi, degli ubertini di Bibbiena. Ma le ricchezze sarebbero nulla in paragone della felicità di avere una moglie bella e amorosa come me. Finché Oliva gli parlava in sogno del tesoro, Banfio l'ascoltava sorridendo, ma non appena gli faceva quelle moine, egli si destava spaventato e per quella notte, addio sonno! Il giorno dopo andava a interrogare altre vecchie e altri vecchi del paese, ma tutti gli rispondevano che il luogo dove stava nascosto il tesoro lo sapevano e ci sarebbero andati a occhi chiusi, ma in quanto a scavarlo era un'altra cosa. Occorreva la sega di Oliva. Banfio s'era fissato in testa di arricchire e non aveva pace. Ebbene, disse un sabato, anderò stanotte da Oliva. In fin dei conti
ella può essere meno brutta di quanto mi figuro. Per ora la cosa principale è di diventare ricco e di potermi rivoltolar nell'oro come i maiali nel fango. Presa che ebbe questa determinazione, non gli pareva vero che suonasse la mezzanotte per andare a bussare alla casuccia del Romito, fra i boschi, verso Monte Mignaio. Le novelle della nonna però qui a Porciano sono sempre esistite. Tu arrivi da Firenze, ti sposi qui a Porciano, tuo marito naturalmente con tua suocera, siete un po' anche i continuatori, no? Un po' di queste novelle della nonna, quindi voi siete abituati a leggerle. Certo, certo, siamo molto amanti di queste storie antiche. Le volevo far leggere anche a miei nipoti, ma non ho trovato con questo grande interesse. Però fa piacere vedere che ogni tanto c'è qualcosa che tiene vivo il paese, visto che qui con questi pochi abitanti sta morendo tutto. È una tradizione, sì, mia suocera parlava di questa campana in continuazione, quindi io ho sentito questa storia su questa campana del Casentino quando ero fidanzata, quindi è una cosa che ho rivissuto volentieri perché sono ricordi. Per me in particolar modo ricordare anche lei, ricordare quello che era Porciano vivo di un tempo. Senti, ma ce l'hai le novelle della nonna in casa? Sì, però ce l'ho, non qui, però ce l'ho a Perugia. Ereditate. Le abbiamo ereditate, sì, le ho ereditate. Ogni tanto le leggo.